dal ring alle tavole del teatro, insomma, un bel salto. E soprattutto perché? Perché ho avuto la fortuna di incontrare sulla mia strada uno straordinario regista, uno straordinario scrittore, che è Luciano Capponi, il quale mi vide scherzare nello spogliatoio di una partita di calcio, perché lui è presidente di una squadra di calcio non fair no play che gioca in beneficenza, soprattutto per i bambini. Mi vide scherzare e disse: ma tu tieni proprio i quali dell'attore. Ha puntato su di me, abbiamo cominciato a lavorare a casa sua, mi fece fare un cameo in un suo film che stava girando, Butterfly Zone, e dopo mi chiama e dice: io ho scritto un altro film e tu dovrai fare il protagonista. Mi ha dato questa responsabilità, questo film l'abbiamo fatto e devo dire ci sono stati complimenti dai critici del cinema, per me hanno proprio speso grandi complimenti. E dopo, mentre giravamo il film, dissi: anni fa ho scritto uno insieme a Biagio Casalini, che poi sarebbe il nipote di Pupilla Maggio, una grande attrice napoletana, un testo su Pulcinella, e io ho aspettato anni e anni prima di arrivare a trovare il vero Pulcinella che sei tu. E quindi abbiamo cominciato anche a lavorare su Pulcinella e devo dire che anche a teatro sta funzionando, nel senso che la gente si diverte. Ho visto in prima fila persone anche asciugarsi le lacrime, perché questa è una tragicommedia, quindi diciamo tra gli alti e bassi, tra ridere e commuoversi. Insomma, quando ci si emoziona, quando si ride e si piange, significa che lo spettacolo funziona. Adesso racconteremo un po' anche qualcosa di più dello spettacolo, però ecco la figura di Pulcinella che è centrale, no, in questo spettacolo. Vogliamo un po' raccontare ai nostri ascoltatori Pulcinella che cosa rappresenta per la cultura napoletana? Ma Pulcinella è un simbolo a Napoli, no? È la maschera famosissima, tante volte si fanno sempre riferimenti sia in senso positivo che in senso negativo su Pulcinella, perché Pulcinella aveva questa doppia personalità, era servo padrone, era intelligente, scaltro e sciocco, quindi è una figura comunque dalla doppia personalità, e bisogna saperlo anche interpretare. Chiaramente molti mi hanno detto: ma Pulcinella è stato interpretato da grandi attori come Edoardo De Filippo, Massimo Ranieri, Massimo Troisi. Io ho sempre detto: non mi permetto minimamente neanche di accostarmi a questi nomi, però io sono convinto che recitare è saper trasmettere, è importante saper trasmettere. Io questo riesco a farlo con grande naturalezza, non mi sforzo, io cerco di, è come se andassi in trance, io vado, entro nel personaggio. Io non recito, in poche parole, io sono il tipo che riesce anche la sera quando sto sul palco, in una parte commovente io piango dentro la maschera, io sto piangendo veramente quando faccio la parte che sto piangendo, ma io piango sul serio. E si sa che le maschere perché mi viene naturale, non riesco a trattenerlo neanche. Questo ci fa pensare che quando eri sul ring e facevi finta di essere un pugile, cioè entravi nella parte ed eri un pugile. Ma guarda, io l'ho sempre detto, mai come un pugile potrebbe indossare la maschera di Pulcinella, perché il pugile quando sale sul ring indossa una maschera, tutta la gente lo vede sicuro di sé, convinto di vincere, forte. Lui deve dimostrare questo, il pugile deve dimostrare questo, non può dimostrare l'occhio della gatta morta, no? Sei sgamato. Anche se a volta una punta di timore c'è. Sì. No, stavo dicendo, quindi devi dimostrarti al pubblico che sei sicuro, ma dentro di te, altro che una punta di... hai le angosce, il terrore, perché comunque quando il pugile sale sul ring, comunque solo gli incoscienti salgono senza paura, perché comunque si va a fare a pugni, tutto può succedere, l'imprevisto c'è sempre e c'è anche l'imprevisto della morte, e il pugile lo sa. E quindi come fai a salire sul ring con una certa disinvoltura? Però all'avversario non glielo devi dimostrare che tu dentro hai le tue paure, perché comunque è la paura non solo di che può succedere, ma anche quello che tu stai costruendo, perché io che vengo dalla fame nera, con la box mi sono realizzato, e solo il pensiero di perdere quello che stavo conquistando, io quello già potrei faceva paura. A denti stretti, e quindi chiaramente non dovevo apparire. A proposito delle origini, tra un titolo e l'altro, 76, 77, 78, campione italiano, poi la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Mosca nell'80, insomma, Patrizio Oliva andava a teatro?
Patrizio arriva a tre lati, io non ci trovo tempo manca di guardarmi allo specchio con l'attività che ho fatto. Io ho lasciato la scuola proprio perché ero sempre continuamente in ritiro con la nazionale, e dato che io ero un vincente da sempre, mentre i miei amici nel torneo al primo match perdevano e si godevano anche la città, io invece stavo nel torneo sempre, quindi partivo. Qualche volta avrebbe preferito perdere, però io ho sempre cercato di migliorarmi nella vita, anche se non sono andato a scuola. Poi per una scommessa con mia figlia mi sono diplomato in tarda età. Un altro titolo, insomma. Allora, lo spettacolo, diciamo, per la regia di Luciano Capponi. Sul palco non sei da solo, c'è cioè Giulio Brando e Anna Capasso. E devo dire poi, tutto quello che c'è in me è tutta opera di Luciano Capponi. Lui mi ha proprio formato e forgiato in questo ruolo, mi ha blindato, devo dire. Io adesso affronto il palco con una sicurezza che non pensavo di avere. Grazie a Luciano io affronto il pubblico con la sicurezza di saper fare quello che devo fare. Lo spettacolo è una tragicommedia che è scritta nel 1986, insomma ci racconta la Napoli di quegli anni, però in realtà ci racconta molto anche della Napoli di oggi. Indubbiamente il testo rappresenta un po' la Napoli borbonica, stiamo nell'epoca borbonica, e si instaura questo grande rapporto tra Pulcinella, che viene arrestato dai Borboni perché lanciava strali, no? si lamentava contro i Borboni, e quindi il pubblico lo acclamava, però appena arrivavano i Borboni, Pulcinella, il pubblico subito, il popolo, a morte Pulcinella. Quindi invece quando sta poi in questa cella si instaura un grande rapporto di affetto con il guardio, che è un povero ignorante, fidanzato con una proprio la classica arpia, una donna cattivissima che cerca far nascere un piano diabolico nei confronti del suo fidanzato. Pulcinella capisce questo piano diabolico di Angelotta, che è la sua fidanzata, e per l'affetto che prova per Iugale, che è il guardio, cerca di non farlo succedere. Poi ci sarà un finale a sorpresa, se ve lo dico avete capito tutte cose, quindi no, è meglio che non vi dica niente. Vabbè, quindi a parte l'ambientazione storica, diciamo che è proprio un plot da commedia dell'arte, insomma. Sì, indubbiamente. Ecco, ma è un lavoro che state portando avanti da diverso tempo, qualche annetto. Non è arrivato mai il momento di dire, vabbè, getto la spugna, ma chi me lo fa fare? Ma guarda, io vi posso garantire che dopo che avete fatto la box siete forgiati pronti per fare tutto. E a volte, però la disciplina della box mi è servita molto anche in questo lavoro. Come io mi allenavo con grande serietà, io studio con Luciano con grande serietà, a volte a Luciano gli dico pure voglio che tu sia severo nei miei confronti, perché io devo capire un domani che lavoro con un altro regista, devo essere pronto anche a non essere più Patrizio Oliva il pugile, perché all'inizio mi incavolavo proprio con Luciano, perché ancora dentro di me c'era la veste del pugile, se lui mi aggrediva non lo accettavo. Oh, che fai? E invece poi ho capito che Luciano lo faceva per il mio bene. Allora ho capito anche che io adesso in questo lavoro devo comportarmi come si comporterebbe qualsiasi attore col proprio, quindi Patrizio Oliva Pugile deve stare fuori. Impegnatissimo in questa tournée teatrale, ma il pugilato in questo momento nella vita di Patrizio Oliva c'è ancora in qualche modo, oppure solo legato ai ricordi? Il pugilato no, rimarrà sempre indelebile dentro di me. La passione mi porta sempre comunque a stare vicino ai ragazzi, ultimamente con dei grandi campioni olimpionici napoletani che sono Massimiliano Rosolino, i fratelli Porzio nella pallanuoto, Maddaloni nel judo, Ciro Ferrara nel calcio. E il nostro presidente, che è Diego Chiuzzi, argento a Londra nella scherma, abbiamo aperto un'associazione che si chiama Mille Colore, Napoli Mille Colore, dove permettiamo a tanti bambini napoletani che non hanno possibilità economiche di poter fare sport, vengono da noi e gli apriamo la palestra gratis e possono fare scherma, pugilato, judo. Quindi prendono lezione anche da me. Certo, prendono lezione da me. Accidenti, che fortuna. Ti riconosci nel mondo della boxe di oggi? È cambiato molto, secondo te, il mondo della boxe? Ma guardi, è cambiato molto. Si è quasi svenduto questo sport. Ha perso di credibilità. Mi spiego. Quando io sono stato campione del mondo, c'erano solo due federazioni. Quindi solo due campioni del mondo per categoria. Adesso per categoria ce ne sono sei, ce ne sono sette. Quindi si è inflazionato, non c'è più credibilità, sono campione del mondo. No, aspetta, sei uno degli otto campioni del mondo di quella categoria. Sono felicissimo che il numero di round
si è ridotto, questo sì, perché comunque io ho potuto provare, perché ho combattuto sui 15 round e so che cosa significa arrivare a 15 round. Era veramente pericoloso, si arrivava stremati. Ecco perché poi quando succedevano gli incidenti mortali succedevano sempre negli ultimi round, quando il pugile arrivava stremato. Quindi abbassando a 12 round sono stato felicissimo. Ma fare tante tante federazioni, perché ogni federazione deve avere il suo proprio, perché il suo campione di interesse economico. Certo, sono organizzazioni che si fanno, e quindi il promoter guadagna soldi. Un'ultimissima cosa, hai confessato poco fa che ti metteresti anche nelle mani di un altro regista, cioè che questa esperienza di attore potrebbe andare avanti. Ma mi rendo conto che non credo che possa lavorare sempre con Luciano. Quanti film deve fare Luciano? lo mando in mezzo alla strada. Quale personaggio ti piacerebbe interpretare? Ma guardi, io nel film che ho fatto con Luciano è tutto un'altra cosa della mia vita. Cioè io facevo il pugile, il flauto è un film fantasy, era ambientato nell'aldilà. Io rappresentavo Gennaro Esposito, il famosissimo Netturbino della Livella di Totò. Quindi sono riuscito anche a saper fare cose che chi immaginava di fare. A questo punto credo di poter fare qualsiasi ruolo. Mi sento fantastico. Pronto di poter ci fare piace così. Qualsiasi è ruolo. È un pensiero da vincente. Perché credo che sia soltanto una questione di volerlo fare, di crederci e di capire che non bisogna recitare. Ci lasciamo con una canzone di Pino Daniele, insomma ci sembrava d'uovo, che bello, una canzone intitolata E so contente sta, grazie a Patrizio Olivo. E so contente sta, anche cantante, con te, e anche cantante, e che cantante, incredibile, grazie ancora.